Salve a tutti! Lo so, è un bel po' che non faccio video, anzi è da tanto che non faccio video, diciamo seri, cioè pensati, ragionati, scritti, editati, eccetera. Certo è che bisogna accontentarsi o della mia orribile voce o del simulatore vocale, ma non ho i soldi di un influencer. Prima di iniziare il video vorrei rinnovare i miei soliti inviti, cioè guardare il video fino alla fine, lasciare un like, iscrivervi, condividere a più persone possibili. In questo video vorrei cercare di illustrare cosa avrebbero in comune i TDG con l'Europa. Non mi riferisco ad eventuali rapporti tra la società Torre di Guardia e l'Unione Europea, mi riferisco ad elementi in comune tra UE e TDG per come sono strutturati. Vorrei usare un'analogia per spiegarvi questo concetto. Immaginate un bambino che viene maltrattato dai genitori in casa sua. Cosa deve fare? Rimanere a casa a farsi maltrattare oppure scappare di casa e poi, cosa rischia un bambino se scappa di casa? Quanti pericoli ci sono per un bambino da solo per strada, magari di notte? Potrebbe essere rapito, o investito, oppure ammalarsi e addirittura morire di fame. Quindi è molto facile che un bambino scelga di rimanere a casa a costo di continuare ad essere maltrattato. Ci sarebbe in realtà un'alternativa, cioè denunciare, ma anche qui sarebbero casini vari, perché il bambino potrebbe finire adottato da chissà chi, la sua vita sarebbe stravolta, non esisterà mai da nessuna parte un ambiente familiare normale per lui. Cosa c'entra questo con l'Europa e i testimoni di Geova? Abbastanza semplice. Gli stati vessati dall'Unione Europea e i testimoni di Geova, che sono ancora dentro la setta, non sono tanto diversi da quel bambino che viene maltrattato dai genitori, e ovviamente tentare di uscirne è problematico. Così come il bambino si deve assumere le conseguenze di una fuga o di una denuncia, allo stesso modo uno Stato europeo subirebbe delle conseguenze, come stiamo vedendo con l'Inghilterra. Con i testimoni di Geova lo vediamo tutti i giorni. Cosa succede ai disassociati? Vengono ostracizzati e isolati completamente. In breve sia l'Europa che la setta dei TDG sono delle trappole. L'Europa in teoria non sarebbe sbagliata, ma non perché è l'Europa, ma perché la collaborazione tra le nazioni è indispensabile per tantissime ragioni. Ad esempio la pace tra le nazioni, la cittadinanza comunitaria, chi ci dà delle comodità come un'unica moneta, il fatto di poter viaggiare senza passaporto, oppure il fatto che i nostri titoli di studio sono validi in tutta l'Europa. Il problema è che l'Europa è pensata come un organismo sovranazionale che esautora i governi nazionali e impone il suo dominio su tutti, soprattutto con le politiche economiche. Secondo me andrebbe buttata giù e ricostruita con trattati completamente diversi, su principi democratici e antiliberisti. Ma questo è un argomento che meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Ma soprattutto è il governo europeo che sanzionerebbe gli stati che fuoriuscirebbero, come sta accadendo con l'Inghilterra. Infatti che è più facile che l'Italia venga cacciata dall'Europa piuttosto che esca di sua spontanea volontà, infatti più volte siamo stati minacciati di essere sbattuti fuori se non avessimo obbedito alle regole dell'austerity, non è dissimile dalla sicurezza che dà la famiglia a un giovane senza lavoro, poiché ha un letto, un tetto, del cibo, cosa che non avrebbe se andasse a dormire sotto un ponte. E quindi, come spiegavo prima, se il genitore maltratta il figlio è abbastanza facile che il figlio decida di non denunciare o di non andare via. Non è diversissimo dai TDG, perché finché fai quello che la setta ti dice, cosa che tra l'altro spesso inizia proprio nella famiglia, puoi vivere senza subirne le ripercussioni. Non solo, in apparenza la vita all'interno della setta è tranquilla: sei circondato da amici e familiari che ti vogliono bene, dove ti dicono che vivrai per sempre se segui tutte le regole e vai alle adunanze. Ma non sono la persona adatta a spiegare qual è la vita all'interno della setta. Nella pratica molti TDG non riescono ad uscire dalla setta, non ne hanno il coraggio, perché non vogliono subire lo stracismo, per cui preferiscono vivere all'interno della setta, cioè preferiscono essere torturati dentro piuttosto che fuori. In questo senso i TDG non sono molto diversi dagli stati fessati dall'Unione Europea, come l'Italia e la Grecia. Stare dentro significa allo stesso tempo avere dei vantaggi, ma anche subire delle ingiustizie, e quindi uscirne significa subire le pene dell'inferno. Ho cercato di essere il più breve e chiaro possibile. Ammetto che questo video è stato un pretesto per commentare il risultato delle elezioni europee di quest'anno, ma era da tempo che ci pensavo. Con questo video cioè volevo spiegare perché la gente continua a votare per i soliti partiti e perché persino i partiti di governo, che in origine dicevano di essere contro l'Europa, ma appena arrivati al governo, dichiarano apertamente di non essere anti-europeisti. Anzi, Salvini stesso fa appello all'Europa affinché aiuti l'Italia con la questione migranti. Tutto questo perché tagliare il cordone ombelicale e pensare a un'alternativa sia all'europeismo e sia al sovranismo è difficile, infatti, è più semplice dire bianco o nero. Per il momento è tutto, alla prossima.